E vabbè, non posso pretendere molto da uno come te. Tuo padre è uno scellerato e da quel che ho sentito raccontare in giro è un ammasso di muscoli senza cervello. Avrei preso da lui. E non guardarmi in quel modo, sai, ti ho già detto che non mi piace affatto quella tua aria impertinente. Cosa? Non si permetta più di parlare male di mio padre. Guai a lei se dice un'altra parola cattiva. Smettila, per favore! Lei non ha il diritto di criticare in questo modo il mio papà, capito? Smettila, sai? Con chi credi di avere a che fare, eh? Signora, venga presto! Suo figlio non Tu hai capisce ragione. più, è un impertinente! Allora, ma che cosa stai combinando? È colpa sua, mamma. Dovete averlo cresciuto in un modo particolare. Non ho mai visto un bimbo così ribelle. Beh, vorrà dire che userò metodi ancora più severi con te. Cosa sarebbe quello sguardo? Su, chiedi scusa. Signora, la colpa è del padre che ha abbandonato così la sua famiglia. Si riferisce a mio marito Goku? Sì, esatto, mi riferisco proprio a lui. Mio papà ha fatto quello che doveva fare. Insolente, non rispondermi! Ho sentito dire che da più di un anno non si fa vivo ormai, davvero sconcertante. La smetta di parlare di lui in questo modo, la smetta! In ogni caso, essendo un vero professionista, io potrei insegnare qualcosa persino a uno scimpanzé, però esigo che la mia tariffa sia raddoppiata. Anche se con suo figlio non ci sono grandi speranze, sa, mi dispiace dirglielo. Signora, questo bambino è più cocciuto di un mulo, avrò il mio bel da fare. Ma se non altro sarà un'esperienza molto divertente. Questo è troppo! Se ne vada immediatamente da casa mia! Ma sei forte! Ecco fatto! Comincio a pensare che se suo figlio è così, la colpa sia anche sua, cara signora! Chiude il becco! No, mi tocchi!